a tutti raga, sono Deadliana99 e siamo qui quest'oggi con Dark Fusion e Blake per la finale. Allora, perché Blake si trova già nella finale? Ve lo spiego subito, perché Panwage non si è presentato per più di 2-3 settimane e quindi è stato squalificato dal torneo parkour. Se non si ripresenterà anche la prossima volta, verrà squalificato dall'Isola dei Barboni. Allora, questa qua è la finale di Blake contro Dark Fusion nel parkour lava. Guardate, vi faccio un'inquadratura, il super parkour lava mega difficile. Il master parkour lava. Non lanciate a me, se no non si vede una minchia. Allora, cominciamo. 3, 2, 1, avrete 5 minuti e 10. 9, vabbè, partite comunque, non fa niente. Che non riesco a vedere chi sta. Aspetta. Dark Fusion sembra che sia in vantaggio. Infatti è in vantaggio. La sfida tra i master. Non i master Cetrax o master Cetriolo, ma tra Dark Fusion e Blake. Devi continuare. Vedi, devi andare all'asso. Oh. No, venite qua. Ecco, vai là, bravo. Blake è ancora molto, ma molto, molto indietro confronto a... È appena riniziato. Allora, ritorniamo da Dark Fusion. Anch'io non ci vedo una minchia per colpa vostra, che sta tutto la pozione dell'abilità al fuoco, là, aspettate. Visto, ancora 3 minuti. E Mac, ci devo fare io? Le dovevate fare meglio. Allora ragazzi, vi rimangono 3 minuti e 30. Non ce l'ho. Allora, pozione di resistenza al fuoco. Allora, dove sta Blake? Dove è Blake? Blake, dove sei? Ok, adesso sei di nuovo potenziato. Diamolo anche Dark Fusion, che ci sente perché ha il microfono rotto, ma noi non lo possiamo sentire. Dove sei? Ah, ti butti giù. No, continua qua. Ragazzi, rimangono 3 minuti e 2 minuti e mezzo. Dark Fusion è sempre più in vantaggio. Mi sa proprio che la vincerà Dark Fusion nella gara dell'Isola dei Barboni Parkour. Per caso è morto qualcuno? No, no. Vabbè, per migliorare le prestazioni del parkour mettiamo qua questo cosino. Ok, ora è più facile. Ops, Dark Fusion, veloce, veloce, che per... come faccio adesso? Non lo so. Dovrebbe essere questo qua. Adesso dovresti fare un bel grande salto. Oddio, Dark Fusion. Credo proprio che tu abbia ragazzi, manca un minuto. Ha vinto Blake. Congratulazioni Blake. Però Dark Fusion continua a correre, continua ad andare. Scherzavo. Allora, ricominciamo. Blake ha vinto il primo round. Adesso si rifà. Però
È il secondo round. Ci saranno tre round. Chi vince due round su uno vince tutto. Allora, chi vince due round su tre vincerà tutto. Allora, ritorniamo fuori. Vi faccio come farlo. Tre. Daniele, Blake, ci sei? All'inizio, non cominciare. 3, 2, 1, via! Fai il parkour di nuovo, veloce, via! Non fa niente. Blake è ancora in vantaggio. Mandala a quel paese, tua sorella, senza offesa. Se riesci. Vediamo se si sta ancora muovendo, se no mettiamo pausa. Ah no, si sta ancora muovendo Dark Fusion, quindi vuol dire che è ancora online. Blake è sempre in vantaggio. Complimenti Blake, potresti vincere di nuovo. E vai Blake. Altri 5 minuti naturalmente. Ragazzi, vi rimangono 4 minuti. È caduto all'ultimo Blake, sfigato, sfigato, ti schernisco, sfigato. Anche Dark Fusion, sfigato. Ma questi cadono continuamente. Ma io non lo so, continuamente cadono. Certo, sono sempre molto più esperti di me con i parkour, però. Ok, provo a farlo anche io nonostante il grande lag. Sì, sono caduto la scala. Sono caduto la scala. Sta facendo la pupù. Ragazzi, mancano 3 minuti. Perché sono il secondo round. Se Blake vince anche questo, vince tutta l'isola dei Barboni, torneo parkour. E poi si passerà al prossimo torneo, ossia il PvP totale. Yes! E Blake cade, mi dispiace. Dark Fusion ricomincia! Lo so, giudica Dark Fusion e poi dovete fare l'ultimo round. 2 minuti e 30! Minuti e Dark Fusion in vantaggio. Siete stati un po' più succetti in questa parte, state ancora qua, o meglio siete già qua, per almeno per i miei livelli, che io sono inciampato alla scala. E Blake in vantaggio di nuovo. E mo cadrà, speriamo di no. Gli diamo la pozione di resistenza, vai Dark Fusion. Stavo morendo. E Blake passa in vantaggio. 1 minuto e 30. E Blake è in super vantaggio confronto a Dark Fusion. Si buone aspettative dicono che Blake vincerà. Arrestato. Ma l'ha fatto apposta perché sapeva di aver perso. Vabbè, l'ha fatto apposta perché sembra di aver perso. Un minuto! No, così non è. No, sono crashato, allora rientra veloce. Pausa per Daniele, pausa, pausa per Blake, pausa un attimo. Pausa, pausa. Possiamo ricominciare? Dark Fusion, possiamo ricominciare? Jay. Sta ancora loginando, aspettate. Allora faccio
faccio il TP a coso. Aspetta. Ah no, stavo sopravvivendo. Allora, ricominciamo. Come stavo dicendo, manca un minuto. Posso iniziare? Sì. Vai così. Blake potrebbe vincere. Se non jumpa dalle scale o là, potrebbe vincere. 3, 2, 1. E ha vinto Blake. Complimenti. Vai con i fuochi d'artificio. E Dark perde. Mi dispiace Dark Fusion. Ti rifarai la prossima volta. Però riparterai come secondo campione in carica nel torneo parkour, nel torneo PvP. E avrai tu e Blake di più di te. Però tu avrai dei vantaggi in confronto agli altri, ma non in confronto a Blake. Sì? Si è già buttato, oddio santo. Allora, lanciamo i fuochi d'artificio. Naturalmente prima prendiamo i diversi. A Blake sta lagando, vabbè. Vai con il super. Voi li lanciate, io osservo, ok? Complimenti Blake, hai vinto! E anche se sei un po' triste perché non puoi lanciare i fuochi d'artificio dedicati a te, complimenti comunque! Complimenti Blake, hai vinto il torneo parkour e avrà un piccolo vantaggio al torneo PvP! Complimenti, andiamo a mettere il nome di Blake nel vincere. C'è un chatone. Mettiamo il nome di Blake nella finale. Bravissimo Blake, ti sei aggiudicato. Hai la fly. Ma che ne so, ce l'abbiamo tutti la fly. Vi ho messo il la cosa, la modalità creativa per festeggiare. E vai così, Blake ha vinto. Ripassiamo Blake, il corso di Blake. Blake e vai, tums tums tums. Alla prossima con l'Isola dei Barboni. Ciao ciao.